Bene ragazzi, un poema che ha a che fare molto con l'induismo, con lo yoga. In realtà non c'entra niente con lo yoga, perché è un poema che si basa, cioè è un poema, quindi è qualcosa di letteratura, di letterario, infatti è un dramma, è un pezzo di teatro antico, molto antichissimo forse, ancora più antico del teatro cinese, perché è teatro indiano, indiano intendo proprio l'India orientale, e Kalidasa, che non si sa chi sia, però è definito il poema di Sakuntala, una ragazzina che viene punta da un'ape, inseguita da un'ape, e da qui iniziano le avventure. Come si capisce, è un poema del vuoto, cioè si capisce o non si capisce, perché è un poema che ovviamente comincia da un evento che non ha nessun significato narrativo, cioè una ragazza inseguita da un'ape, e tutto il poema, nel poema non accade nulla, cioè non ci sono eventi, ci sono più che altro non eventi, cioè legati alla filosofia appunto buddista e yogica in generale, che non avvengono, cioè tutti eventi che in effetti sono, smarginano dalla pagina stessa, sono nei bianchi delle righe, ed è il lettore in certo senso a immaginarla, perché ci sono sì dei dialoghi, però sono tutti consigli diciamo elusivi, cioè che sono poi vuoti, apparizioni, tutto ciò che non ha a che fare con una narrazione a livello appunto narrativo, percorso dell'eroe, menate varie, ma appunto una foresta, una donna che viene inseguita da un'ape, e poi una serie di personaggi, avventure, o meglio non avventure, io insisterei su questo, perché leggendolo ve ne accorgerete che si tratta di non avventure, e anche perché non rappresentabili, non rappresentate, anche se si tratta di un teatro. Parlano di un classico indiano e Goethe lo definì così: se vuoi afferrare il cielo e la terra con un nome, farò il tuo nome, Sakuntala, e così tutto è detto. Sakuntala è proprio questo personaggio iniziale che poi appare in tutta in tutto il dramma, che è inseguita da un'ape nel bosco. Poi c'è un re, ci sono comandanti, insomma, comunque sono tutti dialoghi che avvengono in un vuoto, nella caccia al cinghiale, insomma, costellati di poesie sui fiori di loto, haiku e altri generi poetici.